I numeri della terza edizione di Pomero Notte danno ragione ancora una volta alla manifestazione che si estende ancora di più con le sue iniziative e di luoghi che hanno ospitato spettacoli di ogni genere. Quasi 600.000 partecipanti, nessun momento di tensione ed un programma vasto che mette insieme settori come il sociale, la cultura, il turismo, il commercio e l'artigianato, il tutto senza spendere soldi pubblici. Per il futuro si auspica una maggiore sinergia con i commercianti e le istituzioni culturali, a partire dalla pianificazione in prospettiva del Natale e delle potenzialità turistiche che possono crescere ancora. Un altro successo, tanta gente in piazza, un'altra risposta alla crisi, a chi vorrebbe chiudere Napoli all'interno di se stessa. Napoli una città aperta, Napoli una città che vive, questa è la vera città che noi vogliamo. Dal Vomero parte ancora una volta la riscossa per la conquista dei pensieri, delle idee, degli affetti, degli amori e una risposta alla crisi. Sociale e meno social, vita vissuta e meno, voglio dire, starsene a casa. Noi vogliamo in qualche modo parlare ai più, ai commercianti, ai professionisti, a tutti coloro i quali vogliono dare una mano per salvare Napoli. Il Vomero è su questa linea e noi ci mettiamo di tutto.